vista così, secondo me anche il primo tempo potevamo già essere in vantaggio perché abbiamo avuto due occasioni limpide. Secondo tempo siamo stati agevolati dalla loro espulsione, ma siamo stati bravi a non farci condizionare, nel senso che abbiamo continuato il nostro gioco ad alto ritmo. Oggi abbiamo giocato secondo me molto a palla a terra, avvolgendo i loro esterni, e la vittoria è legittima. E quindi faccio complimenti ai miei ragazzi, a chi è entrato, perché chi entra è determinante, sono stati bravi. E noi questo spirito, abbiamo detto che dobbiamo tenere questo spirito, 34 partite, non so quante ne mancano ancora, sono 32, perché dobbiamo lavorare di squadra. Non esiste il singolo, ma esiste la squadra. Ve l'ho detto, aspettatevi situazioni diverse in tutta la settimana. Non sono un folle che non lo provo. Durante la settimana provo varie soluzioni e poi alla notte tiro fuori, spero di tirare fuori la migliore formazione. Oggi abbiamo fatto i due terzini, diciamo, sulla destra e ha portato grandi frutti, e abbiamo cercato di giocare un po' più sulla sinistra, e credo che la nostra forza sia questa: variare il sistema di gioco, ma anche le posizioni in campo determinano 4-3-3 o 4-2-3-1, una situazione larga o stretta. Gli interpreti sono gli stessi, ma oggi sono stati veramente bravi. Io ho visto ieri l'allenamento e ho dovuto fermarli perché andavano troppo forte, quindi ho detto speriamo domani di andare così, e oggi me l'hanno ripetuto. È un gruppo splendido, dei ragazzi spettacolari, abbiamo fatto 1:10 anche ieri, 1:40 giovedì, quindi hanno voglia di sacrificarsi per il Sud Tirolo. È chiaro che ci saranno dei momenti anche brutti, ma dovremo averli sempre con questo spirito. Adesso raccogliamo queste due vittorie consecutive e ci permette di arrivare all'ultima partita prima della sosta, che farà un richiamo di preparazione importante. Sei sorpreso anche te un po' di questi 6 punti subito? Io avevo detto che c'erano dei valori inespressi. Io avevo detto che c'erano dei valori inespressi, e non lo dico adesso, l'avevo detto prima che vincessimo le partite. Più che altro dei valori inespressi c'è un valore umano fenomenale. E secondo me il calcio di adesso è più un valore umano che dei valori tecnici. Quindi se noi lavoreremo di gruppo, di squadra, sono convinto che ci toglieremo delle soddisfazioni. Salvezza all'ultimo minuto del play-out. Sta lavorando tantissimo per la squadra. Il primo tempo era abbattuto perché aveva sbagliato una situazione semplice. Però gli ho detto lavora così, vedrai che il gol arriva, arriva. E il secondo tempo è stato veramente bello il gol su una palla che gli aveva dato Casiraghi, che Casiraghi nelle azioni determinanti è stato un protagonista assoluto. Assist per il gol e rigore procurato e rigore fatto. Ma avevamo già preso anche un palo il primo tempo. Quindi penso che la squadra abbia legittimato veramente la vittoria. No, io non devo mettere paura a nessuno, io devo guardare la mia squadra, devo far crescere il gruppo, devo far crescere i valori individuali, devo far crescere l'appartenenza al Sud Tirol, che devono essere orgogliosi tutto il Sud Tirol dei loro ragazzi. Questo è il mio compito. A posto? Grazie.